Radio UCI. Ciao amici di Radio UCI, sono Mattia. Nel video di oggi ti parlo di quali sono i bonus previsti dal decreto agosto. Già nel video di ieri ti avevo anticipato la possibilità di estendere alcuni dei bonus 600 e 1000 euro per qualche altro mese. Una manovra possibile grazie al decreto agosto, di cui inizia a circolare già una prima bozza. E proprio perché si tratta di una bozza, ci tengo a precisare che le informazioni di cui sto per parlarti non sono leggi o dati di fatto, ma appunto possibilità non confermate su cui il governo sta discutendo in questi giorni. Quindi facciamo tornare con noi un caro vecchio amico, l'asterisco della speculazione. Ogni volta che lo vedi, sai che stiamo parlando appunto non di informazioni ufficiali, ma di possibilità non ancora confermate. Fatta questa doverosa premessa, vediamo quali sono le categorie di lavoratori che potrebbero ricevere i nuovi bonus. Prima di tutto, cominciamo con i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, per cui la bozza del decreto prevede due bonus per i mesi di giugno e luglio dal valore di 1000 euro ciascuno. Per avere diritto al bonus sarà necessario che questi lavoratori abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Inoltre, alla data di pubblicazione dell'eventuale decreto, questi lavoratori non dovranno essere titolari di pensione, di disoccupazione NASPI o di contratto di lavoro dipendente. Gli stessi bonus potrebbero essere rivolti anche ai lavoratori in somministrazione, che sono impiegati nelle imprese dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, a condizione che abbiano cessato involontariamente la loro attività lavorativa tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, sempre alla data di entrata in vigore dell'eventuale decreto. In più, trovano spazio nella bozza anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato impiegati nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Nel caso specifico, i bonus saranno due, di importo pari a 600 euro ciascuno, per i mesi di giugno e luglio, e per ottenerli la bozza indica la titolarità tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per una durata complessiva di almeno 30 giornate. La titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato oppure stagionale, ma sempre nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. La non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente oppure di pensione. Poi, secondo la bozza, sono previsti altri due bonus di 600 euro, rispettivamente per i mesi di giugno e luglio 2020, per le cosiddette categorie inizialmente escluse, cioè i lavoratori stagionali non del turismo che hanno interrotto la loro attività lavorativa in maniera involontaria tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative durante questo stesso periodo. I lavoratori intermittenti che hanno svolto la loro prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. I lavoratori autonomi senza partita IVA che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali. Inoltre, questi lavoratori non devono avere un contratto attivo alla data di entrata in vigore dell'eventuale decreto e devono essere iscritti alla gestione separata alla data del 17 marzo. E per finire, gli incaricati alle vendite a domicilio che nel 2019 abbiano ricevuto dalla stessa attività un reddito maggiore di 5.000 euro. Inoltre è necessario che i lavoratori di questa categoria siano titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata alla data del 17 marzo. In aggiunta ai requisiti che ti ho detto, la bozza del decreto sottolinea anche che per avere diritto al bonus è necessario che i lavoratori di tutte e quattro le categorie non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l'unica eccezione del contratto intermittente, non devono essere titolari di pensione. Queste caratteristiche dovranno essere mantenute alla data di presentazione della domanda. Passiamo adesso ai lavoratori dello spettacolo, l'ultima categoria che avrebbe diritto al bonus secondo l'attuale bozza del decreto. In tale caso, l'indennità è prevista nella misura di 600 euro sia per giugno che per luglio 2020 e sarà rivolta a entrambe le platee dei lavoratori dello spettacolo
cioè sia quella designata per il primo bonus 600 euro del decreto Cura Italia, sia quella aggiunta successivamente dal decreto rilancio. Detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui e ci tengo a ripetere che si tratta della prima bozza del decreto agosto, quindi può essere soggetta a mutazioni e cambiamenti e non si tratta assolutamente di manovre già in atto. Se dovessero esserci aggiornamenti, stai pur certo che te li forniremo e se vuoi saperne ogni giorno di più su fisco, previdenza e agricoltura, torna a trovarci anche domani oppure valuta l'idea di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Così sarà YouTube a farti sapere quando pubblichiamo un nuovo video. E noi ci sentiamo domani. Ciao! Informati e felici. Radio UCI.